Ciao a tutti. Allora, oggi voglio fare un esperimento con questa super conchiglia enorme che mi ha mandato Jessica e ho visto tipo una cosa su Instagram, però voglio farla un po' a modo mio. Che cosa? Praticamente un portabiro con praticamente la boccettina di vetro. Che bello, che bella messa a fuoco oggi. Bellissimo. Ok, allora, e lo farò con la resina UV. Praticamente voglio farci il mare dentro. E niente, quindi dobbiamo subito cominciare. Ok, perché anche poi dobbiamo vedere il fatto che non sta dritta, quando poi metto la boccetta ci sarà il peso. Quindi dopo dobbiamo vedere come fare ad andare avanti, però adesso cominciamo a fare il mare. Io pensavo già direttamente di buttarci dentro la resina e poi, come si dice, colorarla dentro nella conchiglia, per vedere anche la quantità. Ci vorrà un botto di resina qui dentro. Allora, cominciamo da così. Ok, e poi ci metto dentro il colore. Ovviamente blu. Che trovo il mio cucchiaino, aspettate. Ok. Perfetto. Ci metto anche ovviamente qualche glitterino. Ah, non voglio mettere la sabbia sotto perché in teoria, dato, dopo vediamo, però adesso non la voglio mettere. E mischio tutto dentro. E mi sa che ho messo poco pigmento. Cominciamo a farla andare dove deve andare, però io vedo che è molto chiaro, quindi ne metto ancora un po'. E continuiamo a mescolare. Ok. Sta già prendendo un colore diverso. È che c'è talmente caldo, che è talmente liquida, che nel momento che io vado a metterla dove deve andare, torna subito giù. È impressionante, no? E quindi proviamo a fare così. Non chiedetemi che cosa sto facendo, però non voglio fare la bolla. Ok, e adesso ne devo mettere ancora. Ok, non so cosa sto facendo, però in teoria mi piace quello che sto facendo, anche se non so che cosa sto facendo. Ok, mamma mia quanta resina, non pensavo. Vabbè, che ho sciolto una conchiglia enorme, né? Però non pensavo. A parte che c'è un pelo. Ok. Tolto il pelo. Direi di metterci poco poco pigmento questa volta. Non asciugherà più. La metterò sotto il sole tipo una settimana. Ok. Voglio romperla un po' di più. Oh, sto bucando quella sotto, ecco, per far uscire un po' di resina così. Casino. Allora, io adesso prima di asciugarla ci vorrei mettere anche qualche decorazione, perché direi che così va bene, anche perché poi ci va ancora la parte bianca e la parte sopra. Allora,
Direi di metterci questa. E come la metto così? Guardate che bolla! Sono scoppiata. Ok, sto cercando di schiacciare il più possibile, però escono le bolle. Perfetto. E così. Forse. Mio Dio, che casino. E volevo metterci anche una conchiglina, ma non so che conchiglina metterci. Oh, questa è molto carina. Però la vediamo alla fine, perché adesso la vado a far asciugare, perché sennò non asciuga più. Ok, l'ho messa ad asciugare e adesso dobbiamo preparare il bianco. Allora, prendo il mio bastoncino. E non ne metto molto, cioè, tipo così. Ok. E poi ci prendo il bianco. Non troppo, perché deve fare tipo una schiumina, ecco. Sto usando 350 stuzzichini. Ok, così può andare. Allora, adesso tutto sto ambaradam. Lo dobbiamo mettere qua sopra. Ok, allora, a parte che la conchiglia tipo sta bollendo, non so che cosa ho combinato. Però facciamo finta di niente. Adesso vado a spostare tutto sotto, sì. Ecco, con la cosa in mezzo è abbastanza difficile. Però ci provo lo stesso. Non si vede un tubo. Sto andando a caso. Ok. Perfetto. Non ce n'è ancora un po'? Sì. Devo prendere la resina trasparente. Oh mio Dio, che casino. E farci tipo le bollicine. Cioè le bolle, lo spaccio. Adesso lo metto un po' a caso così. E poi faccio tipo così. Ma ci volevo mettere anche la conchiglia. Sì, direi qui che è bellissima. Perfetto. E ora la devo asciugare. Ok, come dicevo prima, questo dovrebbe tipo fare così con l'abiro. E ovviamente va giù. Quindi io pensavo di fare sotto uno strato. Oh, non riesco a prendere il coso, ok. Con sotto la sabbiolina. Allora, facciamo così, aspettate. Sto facendo una fatica a fare sto coso. Ok, visto che non l'ho mai fatto, non so come comportarmi e quindi sono un po' in crisi, però facciamo finta di niente. Allora, mettiamo la resina qui. Ok, poi la modello dopo. E prendiamo la sabbia, e ho il colore che si avvicina di più, è questo qui, con del glitter blu dentro, non so perché. Non so neanche se funziona sta cosa, sinceramente, però proviamoci.
Allora, vado a formare anche una montagnetta. Cioè, è liquidissima, porca puzzola. Allora, dopo aver fatto la montagnetta, devo dargli un attimo un colpo così, perché sennò... Ok. Adesso è più densa. Perfetto. Io vorrei metterci tipo la conchiglia dentro, in posizione dritta. Ok. Asciugo, asciugo, asciugo. Allora, nell'asciugarla ho già staccato sotto la carta forno e adesso con la forbicina vado a levare i grandi eccessi. Non tutto, ovviamente. Che faticaccia. Ok, e adesso con la lima, se la trovo, vado a farmi dei bordi, cioè tipo per non tagliarmi. Ok, l'ho limata tutta, così, l'ho fatta un po' carina, proprio un po' di sabbia, tutti i pezzettini vabbè poi li tolgo. E adesso proviamo a vedere se quello che ho fatto, cioè, ha un senso oppure no. Vediamo. Sì, resta dritta! Ok, aspetta, mettiamo la birra così. Oh, ci vorrebbe una birra un po' più carina, però fa niente. Ma è bellissimo! Ce l'ho fatta! Ho sudato tipo 300 camicie, però 27.000 volte l'ansia. Però ce l'ho fatta, è bellissimo! Oh, che soddisfazione! Tra questo me lo metto qua l'uso. Però devo avere una birra un po' più carina. Vabbè, dopo cerco una birra carina. Ok, quindi sono super soddisfatta di avercela fatta, veramente. Cioè, è troppo bella. No, vabbè, stupenda. Niente, quindi voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa creazione, perché io l'adoro. Vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao!